stagionale e il reddito di cittadinanza, una convivenza possibile. Oggi la misura viene considerata un disincentivo per la ricerca di impiego, si tratta di ripensarla per renderla efficace. Allora, avvocato, in questo senso si collega all'osservazione del telespettatore. Intanto prendo un'altra telefonata e lascio un attimo in attesa il telespettatore. Aspettateci un secondo che risponde l'avvocato. Prego, ma sì, è esattamente quello che dicevamo, insomma questo reddito di cittadinanza per carità sarà stato anche indispensabile per alcune persone, ma sta di fatto veramente impattando sul mondo del lavoro in una maniera terribile, perché tu hai un sacco di persone che stanno rifiutando il lavoro perché gli conviene stare a casa col reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare, in particolare naturalmente in questi lavori stagionali. Io continuo a dire, l'unico piccolo particolare che ci dimentichiamo è che il reddito di cittadinanza viene pagato dallo Stato, quindi dai contribuenti, da tutti i cittadini, quindi siamo noi che paghiamo le persone che stanno a casa con il reddito di cittadinanza, e quando queste persone vanno a lavorare è il datore di lavoro che li paga, quindi è una situazione completamente differente. E aggiungo che quando il reddito di cittadinanza era nato nel senso che se colui che percepisce il reddito di cittadinanza rifiuta i lavori, perdeva il reddito di cittadinanza, questa era la norma. È una norma che non ha mai funzionato e che non funziona tuttora, perché coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza si possono permettere di rifiutare il lavoro e di dire a me non me ne frega niente, io me ne sto a casa perché mi pagate voi. E io questo lo trovo sbagliato, profondamente sbagliato.